Migliaia di manifestanti catalani che si sono diretti a piedi verso l'aeroporto di Barcellona per protestare contro le sentenze di condanna di 12 leader catalani e dove si sono verificate tensioni con gli agenti spagnoli. Diverse poi sono state le proteste annunciate nei prossimi giorni. La sentenza della Suprema Corte contro il Parlamento, il governo e le entità catalane più importanti conferma la strategia della repressione in atto, la vendetta contro tutti quei cittadini che hanno cercato di ottenere democrazia. Una sentenza che condanna più di 2 milioni di persone che hanno reso possibile l'autodeterminazione con il referendum. Così l'ex premier catalano Carles Puigdemont, raggiunto da un altro mandato di arresto internazionale subito dopo la sentenza. Thank you.